i campioni italiani Davila 2015. Mi chiamo Tini Matteo e sono l'organizzatore di questi campionati italiani assoluti 2015 qui a Cimone, nello specifico a Sestola. E questa è la gara, diciamo, più importante per quanto riguarda la rassegna nazionale, perché è la competizione che assegna la maglia tricolore, quindi il titolo proprio di campione italiano. La manifestazione è iniziata questa mattina con le prove libere sulla nuova pista appositamente realizzata per questo evento e adesso sono in corso le prove di qualificazioni. Nella giornata di domani si svolgeranno sempre prove libere domani mattina dalle 9 a mezzogiorno e all'una partirà la gara vera e propria. Gli atleti sono divisi per categoria e ogni categoria vedrà assegnata la maglia tricolore al pilota, al concorrente più veloce nella discesa. Io sono il gestore del Bike Center Cimone, abbiamo iniziato questa attività un po' di anni fa, ci occupiamo di organizzare eventi legati alla mountain bike, noleggio, scuola di mountain bike e nel comprensorio del Cimone ci occupiamo anche della manutenzione e della realizzazione di tutti i tracciati che compongono il comprensorio stesso, formato dal comune di Montecreto, Fanano e Sestola. Attenzione al 189 Marco Martignoni. Un ringraziamento particolare va a Cimone MTB, che è tutto il comprensorio, e nello specifico alla società degli impianti Consorzio Stazione Invernale del Cimone e al Comune di Sestola, che hanno permesso la realizzazione di questo grande evento. Attenzione, 2:51.68 per Elio Campana di Bike Center Cimone ed è hot seat. Per GP campione italiano categoria Master 5, dietro di lui Elio Campana di Bike Center Cimone e poi in terza posizione Stefano Vannetti di Bike Store Racing Team. E la Master 4. A quanto si può pensare, comunque è un'attività che seguo marginalmente, ma con moltissimo interesse. È un mondo veramente interessante e stimolante, per cui insomma io ringrazio veramente Gravitalia per la mia persona, ringrazio ovviamente tutti quelli che hanno partecipato, sia gli atleti che i loro tecnici e le loro società, perché sicuramente siete riusciti a mettere in scena veramente una manifestazione di altissimo livello. Tanta adrenalina, tanto spettacolo, tanto colore, sono veramente bravi, complimenti, mi consentite anche un grazie al Comune di Sesto per questa disponibilità della città, per questo davvero un momento che seguiamo davvero con tanta attenzione e ovviamente vi invito a tutti e arrivederci alla prossima occasione e grazie molto per l'attenzione. Tanti giovani al cancelletto di partenza che iniziano anche a raccogliere risultati non solo a livello nazionale ma anche internazionale, e perché abbiamo le risorse, questo in ambito internazionale ci viene un po' invidiato dagli appartenenti ad altre federazioni. Pensando.
ci tagliamo questi rametti qua, si vede il salto. Sono una ragazza. Sì, sì, sono donne, categoria donne, si vede donne. Affanculo! Vai, vai! Non respiri. Categoria 10, combattutissima, il prossimo è Matteo Marcolla a chiudere il petro. Papà Pianetti, doppio arrivo, con il 124 e il 129 abbiamo il 411. Miglia Peppa, Hot Sutter, Aronativi, 2-31-06. Atleti per questa finale del campionato italiano d'Auli categoria allievi ed è il miglior tempo di Enrico Fagioli, 2:30:44 per il toscano del team Ancipati Team, allievi Acciotto, il nuovo campione italiano categoria allievi, 2:23:98 Andrea Acciotto. Il campionato italiano, ho tirato fortissimo tutta la manche, ieri purtroppo sono caduto, mi sono fatto male al dito, però forse era il trucco, sporcarsi ieri e rimanere puliti oggi, stare in piedi oggi e niente, è andata bene, sono felicissimo sia del mio tempo che del risultato in sé e il podio Argentina Bike è bellissimo, non ho parole. I campioni italiani Daniel 2015, grazie a tutti, è stato un grandissimo campionato italiano. Un grande applauso a Romberg.